Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. In questi giorni abbiamo visto la maggior parte dei giocatori fare rientro ai centri di allenamento, ricominciare insomma con la preparazione per la prossima, in vista della prossima stagione, e gli occhi di tutti sono stati puntati soprattutto su quelle squadre che sul mercato si sono già mosse parecchio, per esempio come il Real Madrid. Infatti tra i nuovi arrivati ci sono, fra i tanti, Bellingham e Arda Güler, e tutti stanno lì a esaminare ogni clip dei loro allenamenti. È una cosa allucinante, e tanto li osservano che hanno fatto attenzione a delle facce che loro fanno durante gli allenamenti, che vorrebbe significare che l'allenamento, insomma la preparazione del Real Madrid, è molto dura, molto intensa. Ora, al di là del fatto che bisogna considerare che a Madrid ci saranno minimo 35 gradi, adesso vabbè, fa caldo dappertutto, ma comunque a Madrid il calore è molto intenso. Sicuramente anche la preparazione è bella intensa, ma non è una cosa che sto dicendo io o che sto deducendo dalle foto, bensì è a causa del famoso e rinomato e anche temuto da alcuni metodo Pintus, e oggi parliamo proprio di questo. Che cos'è, di cosa si tratta, chi è Pintus? Iniziamo. Allora, il metodo Pintus non è altro che un metodo di preparazione messo a punto dal preparatore fisico del Real Madrid, il conditioning coach, che è un italiano, Antonio Pintus di Torino. Ed è un metodo molto specifico, particolare, che è divenuto molto famoso per quello che insomma ne sappiamo, perché leggevo da qualche parte ed è molto vero, le squadre, i club custodiscono i loro segreti della preparazione, come diciamo, in realtà sono le loro armi segrete. E prima di tutto vediamo chi è Pintus, perché è un personaggio che lui è molto riservato, parla raramente, non si sa niente, di lui si sa poco nulla, perché logicamente si concentra nel suo ruolo di preparatore, però in realtà è il lavoro, il successo che ha avuto, il suo lavoro, che ha fatto parlare di lui. E ce l'ha riconfermato anche Bellingham, appunto dopo la sua foto in cui molti dicevano già si vede come sta sudando, sì, ripeto, è anche si sta allenando in un posto vagamente caldo, ma comunque l'ha riconfermato dopo lui e noi ci crediamo. Antonio Pintus chi è? Allora, dal libro di Luka Modric apprendiamo che Pintus ha studiato fisioterapia a Madrid, cosa che non sapevo. Lui tra l'altro è un classe 62, quindi comunque insomma si è laureato in un momento storico in cui non era ancora così diffuso che la gente si laureasse, insomma. E come vedete, lo metterò qui, ha una signora carriera, ha lavorato nei migliori club d'Europa, ha fatto il giro d'Europa e ha lavorato con i migliori allenatori in circolazione, e soprattutto tanti di loro hanno giocato nella Juventus. Tra l'altro ha lavorato con Deschamps, Zidane, Conte e Ancelotti, anche Vialli, che se l'è portato al Chelsea. Dopo essere andato via dal Chelsea ha un po' legato il suo destino prima a Deschamps e poi a Zidane. Prima appunto Deschamps, perché l'ha seguito al Monaco, dove era responsabile della squadra che poi ha perso la finale di Champions contro il Porto di Mourinho nel 2004. Poi la Juventus, dove l'ha aiutato a riportare, a guidare la Juventus fuori dalla Serie B di nuovo verso la Serie A. Poi l'ha raggiunto anche al Marsiglia, poi a Lione, anche se proprio per un... Poi invece, appunto, come dicevo, nella sua vita è entrato Zidane, con cui ha lavorato al Real Madrid, fino a che Zidane non se n'è andato e invece lui è rimasto al Reale. Questo sembra aver creato una specie di frattura fra i due, fra virgolette, ma semplicemente perché, cioè, si dice questa cosa perché lui è rimasto agli ordini di Lopetegui, poi Solari, poi quando è tornato Zidane al Real Madrid gli ha preferito Dupont come preparatore, e quindi per questo insomma si è detto, e comunque lui non ha perso tempo, Pintus, perché è andato all'Inter con Conte. Poi è stato richiamato al Real, quando è tornato Ancelotti al Real, è stato chiamato anche lui al Real. Tra l'altro lui non aveva mai lavorato con Ancelotti, perché quando lui era alla Juventus Ancelotti ancora non c'era, e quando è arrivato nel 99 lui in quel momento lasciava Torino per andare al Chelsea. Quindi insomma, prima volta che lavoravano insieme, e si può dire che il risultato è stato fantastico, fenomenale, si intendono alla grande. Lui comunque appunto è apprezzato, ammirato da tutti per un motivo, e la sua carriera ha subito una specie di evoluzione verso gli anni 2000, perché se pensiamo che lui fa il preparatore atletico dal 86 circa, iniziato,
possiamo capire come la sua professione è andata comunque evolvendosi, perché un preparatore atletico in quegli anni, no, nel fine anni 80, anche anni 90, non aveva lo stesso valore che gli si dà adesso. Infatti è stato dall'inizio degli anni 2000 che si è cominciato a dare molta più importanza all'esercizio fisico, a studiare anche l'esercizio fisico in sé, anche alla ricerca scientifica applicata al mondo del calcio, alla tecnologia applicata al mondo del calcio per ottenere risultati visibili nella prestazione. Quindi questo ha portato poi all'inizio della creazione dei programmi personalizzati, al monitoraggio dei giocatori prima, durante, dopo le partite, gli allenamenti, e quindi per questo il lavoro dei preparatori si è moltiplicato, e così anche il loro staff comunque, no? Tutti quelli che lavorano sotto di loro comunque insieme, perché il preparatore comunque è colui che coordina anche tutta un'equipe di, cioè lui è responsabile di tutta una squadra che lavora in coordinazione, cioè lo psicologo, cioè il nutrizionista, insomma tutta una serie di mansioni che collaborano con lui alla riuscita del lavoro. E paradossalmente, nonostante molti anche scherzando, ridendo appunto, fanno notare quanto lui li faccia correre e sudare durante l'allenamento, in realtà una delle chiavi del suo metodo è proprio quello di evitare il sovrallenamento, il sovraccarico che comunque porta agli infortuni. E una appunto delle chiavi del suo lavoro è basare il suo lavoro sulla fisiologia dell'esercizio e sulla reazione dell'organismo al carico di lavoro che gli viene imposto. Bene, capito chi è, adesso cerchiamo un attimo di vedere di cosa si tratta il suo metodo, più nello specifico, su cosa si basa. Allora, sostanzialmente il metodo Pintus si basa su una combinazione di esercizi di resistenza, forza, velocità, con particolare attenzione al lavoro ad alta intensità e alla periodizzazione dell'allenamento. Il principale obiettivo, infatti, è quello di migliorare la condizione fisica dei giocatori per poi così migliorare anche la prestazione. Allora, quello che principalmente si cerca di sviluppare e migliorare è sia la resistenza aerobica che la resistenza anaerobica, l'esplosività, la forza muscolare e l'agilità. Ora, per capirci, resistenza aerobica cos'è? La resistenza aerobica aumenta la resistenza cardiovascolare, mentre la anaerobica incrementa soprattutto quella muscolare. Quindi questa è la principale differenza fra le due. Quindi nei video degli allenamenti del Real Madrid, per esempio, video postati sui social, piuttosto che, insomma, nei video che possiamo vedere, comprendono una varietà di esercizi come sprint, circuiti di forza, allenamento con i pesi, allenamento di resistenza. Tutto però deve essere sapientemente alternato con le fasi per il recupero, sempre appunto per la prevenzione degli infortuni, che include tecniche di recupero attivo, stretching, massaggi. Ora, stretching, massaggi abbastanza chiaro. Per recupero attivo si intende tutta quella categoria di attività che vengono svolte a bassa intensità e in modo ciclico, in modo continuo. Non so, una corsa un po' blanda per stimolare il flusso sanguigno, che quindi beneficia i muscoli, li fa recuperare più in fretta. Tutte queste attività permettono di sì far sì che il muscolo recuperi, ma senza calare il ritmo totalmente, quindi volendo dopo si può ripartire con un'altra sessione appunto a magari ad alta intensità nuovamente. Quindi questo lungalare sicuramente aumenta la resistenza senza però che si crei appunto una situazione di sovraccarico o di sovrallenamento, e quindi anche il pericolo di infortunio da appunto sovraccarico viene praticamente azzerato. Ovviamente il carico di lavoro sarà pianificato in base a come i giocatori rientrano dalle vacanze, da tantissime cose. Ovviamente tutto ciò abbinato a sana alimentazione e sonno corretto, secondo, anche lì c'è un mondo dietro il sonno del giocatore, ho scoperto. Perfino il tipo di materasso, comunque quella è un'altra storia. E lui è anche Pintus, è anche molto autocritico, nel senso nel momento in cui si analizza un infortunio e il motivo dell'infortunio, più che altro è molto analitico nell'analisi del perché, delle cause dell'infortunio. Se avviene in allenamento, la fra virgolette colpa è un po' più dell'allenatore, dell'organizzazione dell'allenamento. Se il giocatore ha una ricaduta, forse l'equipe medica doveva fare in modo diverso. In effetti lui, che sia lavoro con o senza palla, la cerca di introdurre in tutti i momenti dell'allenamento gli aspetti preventivi, perché
meno infortuni vuol dire più giocatori per le rotazioni, quindi meno pressione e meno sovraccarico per ognuno di loro, quindi meno stress da sovraffaticamento dopo le partite. Insomma, alla fin fine il suo lavoro diventa più facile. Se fa bene il suo lavoro, alla fine il suo lavoro è anche più facile. Non so se mi sono spiegata. E i dati in questo caso ci servono proprio a confermare il suo ottimo, direi, lavoro, anche in confronto ad altri preparatori. Non vogliamo giudicare nessuno, ma ognuno ha il suo metodo e ognuno ha anche la sua visione di come deve essere fatta la preparazione e anche la prevenzione degli infortuni. Sta di fatto che quando lui se n'è andato dal Real Madrid e è arrivato Dupont, sicuramente lui ha un altro metodo, ha un altro stile, un altro modo di pensare, ha lavorato molto bene in certi aspetti, ma il Real Madrid ha avuto una o due stagioni disastrose dal punto di vista degli infortuni, proprio disastrosa. E invece con Pintus sono intanto calati tantissimo gli infortuni, ma proprio il Real Madrid è riuscito a rigenerare anche giocatori che, comunque noi sappiamo, Real Madrid ha molti giovani buoni scati dalla fabbrica, però anche molti giocatori di esperienza che sono leggendari, importantissimi, però anche più soggetti magari agli infortuni. Beh, lui li ha rigenerati. E altro dato importantissimo è quello del numero di gol segnati dopo 75 minuti. Infatti già con Zidane, quindi nella stagione, dobbiamo tornare un po' di anni indietro, comunque già con lui il Real Madrid era la prima squadra fra dei 5 top campionati europei ad aver segnato più gol dopo 75 minuti. Quindi vuol dire che la resistenza dei giocatori era aumentata in una maniera esponenziale. Quindi il lavoro fisico di Pintus si è fatto, diciamo, subito notare. Oltretutto, l'ultimo campionato vinto dal Real Madrid, che è stato non l'ultimo, il penultimo, anche in quel caso si è notato moltissimo il suo zampino, mettiamola così, perché il Real Madrid ancora una volta è proprio una sua caratteristica, e me ne sono resa conto facendo questo video, che in effetti il Real Madrid segnava tantissimo nei secondi tempi, ma quando insomma una squadra dovrebbe anche essere, no, molto affaticata, poco lucida, hanno segnato un sacco di gol nei secondi tempi. Infatti se teniamo conto solamente dei primi tempi, il Real Madrid avrebbe totalizzato 23 punti in meno e sarebbe arrivato secondo, ovviamente solo tenendo conto i dati, le partite, i risultati che abbiamo, sarebbe arrivato secondo senza quei gol segnati nei secondi tempi, alla fine dei secondi tempi, sarebbe arrivato secondo dopo il Villarreal. Quindi questo ancora una volta ci riconferma, anzi ci fa anche toccare con mano proprio l'importanza del suo lavoro fisico, al di là appunto, cosa importantissima, di evitare gli infortuni, di comunque essere in una condizione fisica ottimale, ma proprio anche il suo lavoro ad alta intensità abbinato a un certo tipo di recupero ha fatto aumentare proprio la resistenza in una maniera che ha portato un beneficio diretto già sul campo, possiamo vederlo, provarlo, insomma è provato al Real Madrid. E quindi è per questo che lui è diventato famoso, posso dirlo, perché nonostante lui non sia un tipo che rilascia molte interviste, non sia un, tra virgolette, un esibizionista, possiamo dire in quel senso, cioè nel senso non ha bisogno dell'attenzione mediatica, lui fa il suo, è felice di fare il suo, tra l'altro è un tipo che ho letto è sempre aggiornato, cioè uno di quelli proprio che non è mai arrivato, nel senso che è sempre come tutti i grandi, no? È sempre desideroso di migliorarsi, di leggere, di informare, insomma di non restare fermo sulle sue convinzioni. Se c'è qualche cosa in più lui vuole saperla. E dopo la finale di Champions League vinta contro la Juventus a Cardiff, addirittura il re Juan Carlos de Borbón ha chiesto di lui, cioè ora ditemi se non è famoso. Pintus e metodo Pintus. È tutto per questo video, spero insomma di avervi fatto capire a grandi linee almeno che cos'è questo metodo Pintus. Un giorno ne parleremo direttamente con Pintus. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo.